Allora, come sapete, siamo di ritorno dalla Grecia. La brigata Calimera, che era stata lanciata dall'appello di solidarietà con Syriza, cambia la Grecia, cambia l'Europa, ha registrato un successo inaspettato e portando in Grecia compagni che in carne e ossa hanno voluto dimostrare la propria vicinanza, la propria solidarietà con i compagni di Syriza, ma soprattutto promuovendo quella battaglia come una battaglia di tutti i democratici europei, non soltanto quelli greci. E questa campagna è stata lanciata in occasione delle elezioni, ma il compito e anche diciamo, l'intento di favorire anche un ragionamento su che cosa è l'Europa e quali sono diciamo, le forze in campo e quali sono le politiche, gli effetti delle politiche di austerità in tutti i paesi. E a maggior ragione vedrà svilupparsi anche la campagna dopo le elezioni, perché pensiamo che appunto la vittoria di Syriza sia sì, un evento storico, un successo, ma che abbia bisogno anche di un supporto, soprattutto ora, soprattutto adesso, in cui appunto si vedrà misurarsi con un governo del paese e a cui dovrà dare risposte che è dentro una battaglia europea. Come abbiamo visto la necessità di rompere il fronte appunto delle politiche di austerità e favorire invece investimenti e porre la questione del debito non è una questione soltanto greca, è una questione che anche noi in Italia ci tocca direttamente, e quindi la campagna di solidarietà con Syriza è in realtà la campagna di solidarietà con i popoli e con le persone che vivono le difficoltà, i licenziamenti. L'altro anno il 20% del manifatturiero italiano è stato svanito, oltre il 25% della produzione industriale è caduta, e quindi abbiamo perso anche noi in Italia un sistema industriale che è frutto, diciamo, anche di queste politiche di austerità. La campagna che noi vogliamo sostenere e mantenere a favore di Syriza partirà innanzitutto dal primo passo, che il 7 di febbraio ci terrà in assemblea a Roma per appunto favorire e rilanciare questa campagna di solidarietà. Con noi ci sono altri partecipanti e promotori, altri Calimeri che con me hanno, e con Raffaella Polini dell'ARCI, che ha promosso, diciamo, è stata una delle macchine, diciamo, di questa grande brigata, e quindi darei la parola a Rosa Rinaldi. Intanto diciamo che noi abbiamo partecipato alla vittoria straordinaria di ieri, che ha comportato davvero un'emozione forte per tutti noi, e c'è stata un'emozione reciproca tra noi e le persone che partecipavano alla manifestazione. Abbiamo cantato insieme loro con la loro lingua, alcune volte spesso Bella Ciao con la nostra lingua, e cantavamo insieme le canzoni, diciamo, anche della tradizione popolare. Però da qui noi, in questa conferenza stampa, non possiamo che partire da un'altra gioia, cioè quella del fatto che Tsipras ha appena giurato, insomma, da poco, e quindi si è insediato, ed è rilevante perché questo viaggio, che per noi è un viaggio, non è una gita, è un viaggio dentro un'esperienza, dentro la crisi, dentro i danni che la crisi ha prodotto, incontrando le persone e soprattutto soggetti sociali e politici che hanno prodotto dentro la crisi, che ha massacrato il popolo greco innanzitutto, ha prodotto molta solidarietà e si è inventata anche un modo di mutuo soccorso di cui spesso si avvalgono anche le strutture pubbliche. Quindi abbiamo fatto incontri molto, molto importanti. Questo per dire però che per noi il governo di
Siriza, al di là di Tsipras che lo rappresenta, al di là dei singoli provvedimenti che prenderà nei prossimi giorni, rappresenta davvero una rivoluzione democratica per l'Europa, perché è evidente che apre le contraddizioni che l'Europa impone, quella appunto della troica, quella del debito, e su questo Tsipras è stato molto chiaro nel suo comizio conclusivo, cioè lui non farà accordi con chi ha sostenuto la troica e vuole la ricontrattazione del debito. Io penso, su questo concludo, penso che persino il nostro governo, cioè Renzi, è stato davvero pusillanime, cioè quando fa degli apprezzamenti in questa fase verso Tsipras è un atteggiamento pusillanime, cioè di chi ha avuto per 6 mesi la presidenza della Commissione Europea e non ha avuto il coraggio neppure di provare ad aprire un'ipotesi di confronto, di discussione, non sto dicendo di farlo, ma neppure ha avanzato una proposta. Quindi è il fatto che in fondo non siano scontenti Renzi della vittoria di Tsipras è proprio perché dietro Tsipras, o utilizzando questa vittoria, ci si può, diciamo così, appunto usarla come leva, perché è evidente che la Grecia deve restare in Europa e non può essere, perché rappresenterebbe un problema per tutti. Quindi, concludendo, dico rivoluzione democratica, perché è evidente che si apre un altro spazio di confronto e soprattutto di un'Europa appunto che sia più dei popoli, che sia più democratica, e che i paesi nella composizione dell'Europa tornino, diciamo così, a poter avere una voce. Quindi la Calimera ne discuteremo, ma pensiamo che sia un'esperienza importante anche di confronto, solidarietà, immersione dentro esperienze particolari che ci fanno più europei. Sono Alberto Musacchio e insomma, le nostre emozioni le trovate anche su Facebook e su immagini, queste volte non sono mancate. Dico 4 cose politiche proprio in pillole. La prima: si può vincere a sinistra, cioè questa idea che era impossibile che una sinistra, diciamo, veramente tale, fosse impossibilità in quanto sinistra vincere un'elezione, viene falsificata. Questo è un tema molto importante su cui penso che tutti debbano riflettere, e che rappresenta un fatto storico. Ci può essere una sinistra di popolo, si è detto in questo periodo spesso che si era creata non è una rottura tra la sinistra e il popolo, che era impossibile per questa sinistra recuperare una capacità di rappresentare il popolo. Quello che abbiamo visto in questi giorni, ma lo sapevamo perché la nostra conoscenza di Siriza, di Alexis è lontana, io ho fatto il parlamentare europeo, sono stato tra coloro insieme anche a Rosa che ha fondato un partito della sinistra europea, abbiamo visto un partito che ha avuto la capacità veramente di rappresentare la sofferenza di un popolo che veniva da un pessimo malgoverno e poi dalla gestione della droga. Seconda cosa, ci può essere una sinistra europea, l'abbiamo vista anche lì con mano, nel senso che la proposta chiave di Tsipras, che è quella di una soluzione europea al tema del debito, ci dice precisamente che questa idea di un'altra Europa ha una sua grande concretezza. E le relazioni che abbiamo visto lì dal vivo, cioè noi abbiamo fatto una pratica antica, quella di andare con la gente a conoscere direttamente l'altra gente, questo è stato il senso di applicare la carriera, come abbiamo fatto con i social forum. Questa pratica ci ha portato a incontrare un po' di tutto, cioè dalla Germania, all'Irlanda, alla Danimarca, agli spagnoli, ai portoghesi e quant'altro, e soprattutto ai greci. Terzo, c'è un effetto di moltiplicazione che può essere anche ravvicinato. Abbiamo incontrato Pablo Iglesias, leader di Podemos, lui ha chiuso insieme a Alexis il comizio, alla fine aveva parlato Alexis, è salito lui anche sul palco, questo slogan Siriza Podemos vinceremos non è semplicemente uno slogan, diciamo che ci può essere un effetto all'America Latina, è presto un po' per dirlo, speriamo che per adesso sia un augurio, ma insomma speriamo che si realizzi. E in Spagna si vota il prossimo anno, Podemos è il primo partito,
in questo momento nei sondaggi, si vota entro massimo gennaio del 2016, cioè nel senso si dovrebbe votare in questo atto. Insomma, prima ci saranno delle amministrative, regionali, poi delle, primavera comincia con l'Andalusia, poi c'è Barcellona. Ma non è solo Podemos, perché c'è un'altra realtà, anche questa non a caso attraversata dalla crisi delle politiche della Troica, che è l'Irlanda, che c'è una formazione politica diversa, ma dove Sinn Féin in questo momento credo anch'esso sia il primo posto nei sondaggi. Quarta pillola, l'Italia. Insomma, noi qualche contributo abbiamo dato anche a questa vicenda. Cioè, a parte la storia antica della costruzione del Partito della Sinistra Europea, ma anche la candidatura di Alexis Tsipras, che è stata per noi un onore alle europee, ma che appunto anche la nostra volontà che fosse il candidato presidente per la sinistra europea per la Commissione europea alle europee, diciamo che ha contribuito anche quello a mostrare a tutta l'Europa il valore e la statura di questa personalità. Quindi un piccolissimo contributo da parte nostra. E dall'altra parte invece un grande impegno, l'hanno già detto prima, cioè quello di contribuire adesso a quello che si apre, la battaglia per cambiare l'Europa, e per noi diciamo un monito. Noi dobbiamo adesso avere una fase rapida e larga verso la costruzione di un soggetto che abbia come riferimento le dimensioni che hanno Syriza, Podemos e Sinn Féin, e quindi con questo rapporto tra popolare ed europeo, tra radicale e unitario, tra capace di preservare il meglio di una storia e contemporaneamente di una fortissima innovazione, come era anche la Brigata Galimera, che poi ha visto tante facce nuove e tanto protagonismo. Per questo facciamo l'assemblea della Brigata Galimera, perché i protagonisti di questo rapporto con la Grecia sono principalmente le persone in carne ed ossa, e sono loro quelle che devono dare la spinta decisiva per seguire in breve tempo questo nuovo soggetto. No, io due riflessioni brevi. La prima, Tsipras chi? Un po'. No, perché quando abbiamo iniziato la campagna elettorale, l'avventura delle europee è stata anche faticosa, è la prima cosa che ci dicevano anche compagni vicini, Tsipras chi? Mi pare che ieri, 25 gennaio del 2015, è arrivata la risposta, cioè di chi aveva individuato in Tsipras e nella Grecia non solo un fatto di solidarietà, tradizione importante della sinistra, ma un elemento di scardinamento dell'Europa utile anche all'Italia. Utile anche all'Italia. E questa è la seconda riflessione. Ora, in Spagna abbiamo Podemos, noi dobbiamo dire con grande chiarezza ora, cioè il momento è oggi, che significa che le sinistre in cammino da varie parti, con varie storie, varie provenienze, devono dare una risposta a una domanda che ormai è una domanda diffusa, quello di trovare una soggettività che sia innovativa, che guardi all'Europa per cambiarla radicalmente e che si ponga il problema di cambiare radicalmente anche il nostro paese. E questo significa che dobbiamo mettere insieme il ceto politico? No, noi dobbiamo fare una cosa popolare. Io credo l'elemento più importante, almeno dagli incontri a cui ho partecipato ad Atene, è quello di una sinistra popolare, cioè di una sinistra non ideologica, che si è costruita e radicata nei territori partendo dalle risposte concrete, dalla farmacia popolare alla mensa popolare alla scuola popolare, cioè lì c'è un sedimento di socialità che va recuperata, di una sinistra che troppo spesso invece ha pensato alla separazione tra la politica e il sociale. È stato un errore della politica, è stata anche un limite dei movimenti che hanno attraversato. Noi dobbiamo rimetterli insieme e rimescolarli. La terza e ultima riflessione, fatemi portare la mia cultura ecologista, Green Greek in Grecia ha appoggiato Syriza.
Io voglio dirlo agli ecologisti di questo paese, cioè dell'Italia, che è giunto il momento di entrare con forza dentro a un processo di costruzione di una sinistra moderna che abbia i colori, che abbia la capacità di coniugare l'uscita dalla crisi e il modello economico, il modello di sviluppo dentro alla nuova qualità della vita. Mi pare che Sirizia su questo è più avanti nell'elaborazione anche rispetto a tanti segmenti del resto della sinistra, e io quell'esperienza, anche l'incontro con quella parte di ecologisti che in Grecia sosteneva l'esperimento e la scommessa di Tsipras, io credo sia un altro messaggio che in Italia, dove il movimento ambientalista, associativo, territoriale dei comitati è molto forte, può dare come qualità aggiunta a questo processo politico, per non renderlo tradizionale, chiuso nella sinistra tradizionale. Se ci sono domande... Inizio io magari? Sì, sì, va bene. Veniamo, capisco gli entusiasmi in Grecia, ma probabilmente voi che stavate in Grecia avete, emotivamente sarete al corrente dell'ultima settimana che ha passato la sinistra italiana. Mi sembra abbastanza lontana da un processo unitario, almeno quello che giustamente invocate. Non ho ben capito qual è la situazione dentro l'altra Europa, dove presso le colonne del mio giornale abbiamo appreso che ci sono numerose prospettive tra loro confliggenti sulla natura da dare a questa aggregazione, di cui a livello pubblico e politico esistono poche tracce, e inversamente proporzionale alle idee metodologiche e gli obiettivi che questa esperienza dovrebbe avere. E mi sembra che anche il partito di Paolo Cento abbia formulato per il momento, forse non in maniera esclusiva, ma comunque preferisca un'interlocuzione con il partito dell'estremismo centrista e liberista del PD, che ha a capo Renzi, con una sua fazione minoritaria, un'interlocuzione fino a forme di associazione, di organizzazione. Mi sembrano due prospettive, non abbiamo ben capito se confliggenti o convergenti, ma che mi sembrano non suscitare, diciamo, un entusiasmo diffuso. La domanda è: a questa assemblea del 7 febbraio parteciperanno tutti questi soggetti e in quale prospettiva? Che sì, una prospettiva ci si augura diversa da quella che ha caratterizzato questa ultima settimana della sinistra organizzata italiana. E in secondo luogo, quali interlocuzioni intendete avere? So che l'altra Europa con Tsipras, con l'Unione, in qualche modo ha a che fare, ho visto qualche bandiera al presidio Montecitorio l'altro giorno, ma con tutti i movimenti, ad esempio della Cava, che sono impegnati, visto che si parla di mutualismo e di sinistra diffusa, a fare come in Spagna con il movimento degli ipotecati, oppure come in Grecia. Quindi, diciamo, questo è un primo molto laterale, ma determinante certo con cui entrare, ben sapendo che i movimenti della casa in Italia sono fortemente divisi nelle prospettive fra di loro. Una cosa bravissima, noi per l'incontro lo facciamo come Brigata Calimera, e lo dico non perché uno è reticente su tutto il resto, adesso dirò qualche cosa, nel senso che l'abbiamo fatto pensata proprio con quelli che sono andati là, quindi non siamo in rappresentanza solamente del classe politico o quant'altro, e anche l'assemblea del 7, se no facciamo qui, perché è un'assemblea della Brigata Calimera che proporremo della campagna di solidarietà, e come continuare questa campagna di solidarietà, quindi non è di fondazione di un soggetto politico, è la campagna che continua sulla Grecia. L'ho visto da lontano, forse con l'occhio della Grecia, ma insomma un tantino più ottimista secondo me di come si è mossa. Innanzitutto penso diversamente in questo dire qui e là, cioè io penso che realmente qui e là sono un po' lo stesso luogo,
cioè questa andata in Grecia non è un'andata in trasferta, cioè abbiamo un po' compreso che questa questione europea è una dimensione che ci consegna a tutti un terreno nuovo, che naturalmente non significa non fare i conti con il radicamento nel proprio luogo, abbiamo detto Siriza è radicale, il Partito Popolare eccetera eccetera, ma ci consegna forse delle chiavi che ci aiutano a vedere diversamente anche i problemi che abbiamo ciascuno a casa nostra. Ho provato anche a dire, insomma, a questa individuazione di questo nuovo terreno, un qualche contributo come sinistra italiana l'abbiamo data, adesso ne parlo anche se qui parliamo di Galimetti, insomma, l'inversione della sinistra europea, la partecipazione ai social forum, i movimenti, le marce per l'Europa, per l'altra Europa, eccetera, eccetera. Io, naturalmente, i due avvenimenti italiani, ho vissuto l'Assemblea dell'Altra Europa, numerosa che potrà giungere, non ho vissuto Human Factor, li ho visti, a mio avviso, diciamo, costruttivi. Adesso, non risolutivi sicuramente, perché, diciamo, prima di tutto noi, cioè, da costruire veramente il popolo di questa nuova soggettività, ma c'è appunto un comune terreno di riflessione che è precisamente il rapporto con queste esperienze europee, l'esaurimento del centro-sinistra, l'esigenza di una nuova soggettività. A me pare che questi sono stati detti, anche il tornarsi a parlare da tutti quanti, insomma, anche con accentuazioni diverse, anche dentro l'Alta Europa ci sono accentuazioni, diciamo, dell'innovazione, come e in che forma portarlo avanti. Però non l'ho trovato né stridenti né inconcludenti, non risolutive ma propositive, ecco, c'ho un senso di ottimismo in questa direzione, al punto da farmi dire che forse è matura l'idea oramai di arrivare, non in sette, perché ripeto, se non facciamo errori è Calimera che si incontrerà, se saremo tutti d'accordo, ma arrivare nei tempi più ravvicinati possibile, diciamo, a una messa in, all'avvio di una messa insieme soprattutto di forze diciamo diffuse di cui fanno parte le pratiche che dici tu. Noi queste pratiche le abbiamo cominciato spesso anche prima degli altri, le forme diciamo di antagonismo sociale, di occupazione degli spazi e anche di solidarismo sociale, e tante volte ci dicono anche che gli altri le hanno provate da noi e in qualche modo sono riusciti a fare un passo ulteriore, a farne un grande elemento di unità popolare e non di divisioni ideologiche, perché tu hai parlato anche di divisioni. Ecco, io penso che questo sia un fatto assolutamente importante. La visita che abbiamo fatto mi pare che ci conferma questa direzione. Però aiutatemi, perché ho provato qualche cosa a fare. No, io proprio due battute, nel senso che è evidente che per noi questa esperienza che abbiamo fatto in Grecia è un'esperienza molto forte, ci siamo dati anche un mandato tra noi che eravamo lì da lunedì, cioè da oggi, e infatti abbiamo convocato questa conferenza stampa perché davvero non c'è più tempo da perdere, soprattutto se vogliamo continuare ad avere questa visione europea, lavorare anche con le compagne, i compagni greci, vedere questa esperienza come va avanti. Abbiamo detto da lunedì, ma proprio pensando a che gli, insomma, noi siamo partiti come Altra Europa non tantissimo tempo fa, siamo partiti con le europee, come sempre all'inizio, valso anche per Siriza, ci possono essere momenti complicati, l'Altra Europa ha messo insieme soggetti politici e soggetti sociali, che poi sono anche politici, perché le pratiche sociali, appunto, il tema è di come tu tieni insieme queste cose, di come riporti il politico al sociale, come rendi politico il sociale, cioè le pratiche che fa chi occupa la casa, chi rivendica determinati diritti per gli immigrati e così via, non è che fa una pratica che non è politica. Quindi per noi questa congiunzione è complicata, ma è la congiunzione che va fatta. Abbiamo sempre detto dall'inizio che dobbiamo provare ad unire ciò che la crisi ha diviso, abbiamo avuto degli inciampi, è vero, abbiamo avuto delle difficoltà, è vero, perché quando ci si mette insieme, non solo tra partiti, perché poi non è che mi sfuggono le differenze, ci sono stati tra Rifondazione, SEL, ci mancherebbe, io sono di Rifondazione, non è questo, ma diciamo così, le differenze sono anche tra i movimenti, e oggi se c'è una crisi in Italia riguarda purtroppo una crisi che è trasversale ai movimenti, quelli grandi, anche quelli strutturati, come riguarda la politica. Allora, di fronte a questo, diciamo, noi diciamo, ci siamo detti, partiamo
da lunedì, non perché non abbiamo fatto nulla prima, abbiamo fatto un'assemblea importantissima, quella dell'altra Europa, che abbiamo tenuto a Bologna, sono stati un migliaio di persone, ognuno si è pagato il viaggio, no? Hanno utilizzato il loro tempo, è stata una discussione anche molto intensa, dove la dialettica non ci può spaventare, dove anche alcune differenze che abbiamo sono il punto da cui provare a rifare poi un passo avanti. Noi, perché eravamo in Grecia, diciamo, come Paolo del resto, non abbiamo partecipato direttamente a Human Factor, però io penso che anche Human Factor discute di che cosa sta succedendo, e quindi poi appunto ne verrà qualcun altro. Però quello che penso io è questo, per dirla con Marco Revelli, noi abbiamo un'occasione straordinaria, e lui ha citato Machiavelli, l'occasione non ti capita tutti i giorni, la vicenda greca è un'occasione per la sinistra sociale e politica in Italia e in Europa. Se noi la facciamo passare rischiamo soltanto di avere rimpianti, quindi non c'è tempo, perché il tempo è ora per davvero, perché oggi abbiamo delle chance, delle possibilità, e vorremmo, e noi siamo comunque, l'altra Europa è l'unico soggetto che si è proposto di avere una visione europea, di costruire quella dimensione che non ha nessun altro partito, né più grande né più piccolo, perché noi questa Europa appunto la vogliamo cambiare. Quindi tutte le novità che appaiono sulla scena non le possiamo vedere come pericolo. Il tema non è il recinto, come qualcuno ogni tanto ama dire, eccetera. Le novità che compaiono sulla scena sociale e politica debbono essere viste come opportunità, e se non ce la fai una volta ci devi provare ancora una seconda volta. Questo è il terreno, che non si è reticenti su questo, perché per essere, diciamo così, soggetti che si integrano con le pratiche dell'occupazione, del diritto alla casa, eccetera, diciamo, non essere più forti i movimenti, deve esserci anche una possibilità reale, no? di cambiare le cose, quindi di rappresentanza che mette insieme sociale e politico. No, io devo aggiungere, tanto la brigata, perché l'incontro della brigata carina? Perché credo diamo la risposta partendo da quello che abbiamo vissuto ad Atene in questi giorni, cioè il fatto che c'è una rete di uomini e donne che hanno deciso di dedicare del tempo ad andare lì a conoscere una realtà, e questa cosa non la vogliamo perdere. Questo mi pare il punto. Anche perché nella sinistra che io immagino, penso che immaginiamo, queste reti sociali, prima ancora che politiche, di solidarietà, sono l'elemento che evita di rinchiudere il percorso dentro ai rapporti tra le forze politiche. E questo è il contributo, non è il momento, è il contributo. L'incontro del 7 vuole dire a quelle 400-500 persone che ognuna di loro può essere protagonista, indipendentemente se è di SEL, se è solo dell'altra Europa, se è di Rifondazione, oppure come la maggior parte, non hanno alcun riferimento organizzato ma hanno pratiche associative. Questa è la ragione per cui io, l'incontro che c'è stato a Barcellona, che in contemporanea, mentre noi eravamo ad Atene, poi c'era a Milano Human Factor, c'era a Barcellona l'incontro dei movimenti dell'area mediterraneo, una carta che è uscita, che io credo sia per noi un elemento importante, ma c'è Francoforte. Cioè noi andiamo, noi dobbiamo dire, cioè non è che si costruisce il processo politico solo pensando alle alchimie. Poi c'è anche la politica, come dimostra in queste ore anche Tsipras in Grecia, c'è la politica perché ti candidi a governare, ma intanto ci sono anche momenti di mobilitazione sociale, proprio per far fare quelle che sono le dinamiche sociali. Io credo che Francoforte noi lo dobbiamo assumere come uno degli obiettivi di una mobilitazione nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Human Factor, e chiudo perché veniva chiamato in causa, è stata una grande agorà, mi dicono i compagni e le compagne che c'erano, e tante anche dell'altra Europa, intervento di Bia Sarasini, di Marco Revelli, che ci ha lasciato prima proprio per andare lì a segnare. Era una grande agora dove la domanda e la risposta, SEL è a disposizione della costruzione di una soggettività politica nuova che si candida a governare l'Italia in concorrenza con il Partito Democratico, in alternativa al PD. Questo mi pare emergeva con grande forza. Poi la tecnica e il coordinamento politico, gli ambulatori,
venissero chiuse, perché loro vogliono il servizio pubblico sanitario nazionale, quindi è proprio una pratica che interviene nella crisi. Tsipras e Siriza rappresentano la connessione tra chi subisce quegli effetti, le periferie che noi invece abbiamo abbandonato, e chi appunto si propone di cambiare e dice che le cose fatte sono ingiuste. E in ragione di questa scelta di campo non fa compromessi, cioè se anche la sera, no, del comizio da ieri, quando abbiamo festeggiato il risultato, lui dice: io non farò accordi con chi ha sostenuto la troica e con chi... Lui oggi ha questa cosa della credibilità di questo progetto, che vale per la Grecia, per chi l'ha votato, per chi ha investito nel cambiamento, e vale evidentemente in Europa per tutti. Quindi secondo me la cifra non è cosa da poco, perché ci porta a riflettere su come invece la sconnessione che c'è in altri paesi tra il politico e il sociale fa sì che un leader dura 2 mesi, 3 mesi, 1 anno, mezzo anno, ma poi le periferie, appunto, basta che qualcuno intervenga per parlare alla cosiddetta pancia, che pure va ascoltata, perché manca la politica, cioè manca quella connessione. Ecco, io penso anche questa è una lezione che abbiamo imparato. Ma io non ho da aggiungere, mi pare... A me la cosa che io credo che più colpisce, anche se non è una novità, è l'elemento popolare. Cioè, Siriza ricostruisce il suo successo su alcune idee chiare, su una proposta forte, anche dal punto di vista politico, come quella della conferenza sul debito, ma lo traduce dentro un'organizzazione popolare. Cioè, l'esperienza di Siriza è questo. Che non è una novità nella storia della sinistra, anche italiana, anche europea. I movimenti sul diritto all'abitare nella città di Roma ne sono un esempio, però Siriza ha messo qualcosa in più, cioè ha messo dentro a questa organizzazione popolare una proposta politica credibile, un comportamento credibile, e io credo che su questo lui vince. Lui oggi fa una scommessa importante, anche la nascita del governo, che nasce con quell'appoggio indispensabile per superare i 2 deputati che gli mancavano, che sono una scommessa assolutamente importante, ma che ha la coerenza proprio nel non andare a cercare compromessi anche più facili da gestire, che non nascondiamoci, anche su questo dibattito si aprirà, con chi però dentro alle politiche della troica ne è stato sostenitore in Grecia, nei governi che ci sono stati in Grecia. Io, se posso aggiungere una cosa, quello che mi porto dietro io è una visita che abbiamo fatto all'università e il cancello sfondato del primo carro armato che è entrato nel colpo di stato del colonnello, e vedere piangere compagni che sono stati protagonisti di quella vicenda insieme ai giovani precari di oggi ci dice anche di una storia e di un'emozione che la storia ci riserva. Ecco, vederli piangere su una canzone che diceva niente di quello che abbiamo fatto è stato invano, è una cosa che io penso che sia stata la cosa che mi porterò sempre dietro. Calaghi di Spera? Calinita. Grazie. Grazie.